È scioccante. Un buco nero supermassiccio ha improvvisamente spostato la sua posizione e ora ha la Terra nel mirino. Cosa c'è di più terrificante dell'idea di un buco nero che si dirige verso il nostro mondo blu? L'ultima scioccante scoperta della NASA dimostra che questo scenario può diventare realtà. Per essere preparati, ti mostriamo subito dove si trova attualmente il buco nero e quanto tempo impiegherebbe per raggiungerci. È enorme e si è mosso. Questo buco nero ha scioccato gli scienziati facendo qualcosa che si pensava fosse impossibile. Ha cambiato direzione e ora sta puntando la sua avida bocca proprio nella nostra direzione. La buona notizia è che è abbastanza lontano da non doverci preoccupare di essere disintegrati da questo mostro. Infatti si trova al centro di un'altra galassia che si sta allontanando da noi piuttosto che andare verso di noi. Una fortuna, direte, ma c'è anche una cattiva notizia. Non sappiamo dove si possano trovare altri buchi neri così estremi. Le nostre ricerche in questo campo sono solo all'inizio e ci sono anche punti ciechi all'interno della nostra galassia in cui non possiamo vedere o possiamo vedere molto male a causa di nubi di polvere e nebulose di gas. È quindi impossibile per noi sapere cosa c'è lì. Ma prima di passare alla vera minaccia dei buchi neri nel nostro ambiente galattico, diamo un'occhiata alla trasformazione del buco mostruoso nella galassia PBCJ233.9 che ha sconvolto i ricercatori. PBCJ233.9 è stata identificata e catalogata per la prima volta come una radiogalassia. Le radiogalassie sono caratterizzate da forti emissioni radio provenienti dai loro nuclei galattici attivi e queste radiazioni possono anche produrre getti estremamente grandi che a volte si estendono per centinaia di migliaia di anni luce. I getti sono esplosioni di radiazioni particolarmente energetiche che colpiscono la materia. Lo shock è arrivato quando gli astronomi hanno notato che il buco nero supermassiccio al centro della galassia aveva cambiato radicalmente il suo orientamento. Questa straordinaria osservazione ha mostrato che il buco nero aveva appena ruotato di 90 gradi. Queste sono scene da film dell'orrore. Immagina di sederti a un telescopio e di guardare una cosa così enorme che può risucchiare stelle e pianeti in sé come se niente fosse. Sei rassicurato perché la cosa è effettivamente abbastanza lontana, ma poi improvvisamente si gira e il mostro ti guarda dritto in faccia. E l'orrore continua. I due tentacoli del mostro iniziano a muoversi verso il suolo. Ora, i getti non sono in realtà tentacoli e i buchi neri non vanno attivamente a caccia di materia nello spazio, non inseguono stelle e pianeti, eppure emanano un potere inquietante. La galassia radio muta in un blazar. Onestamente, saresti scioccato se assistessi a uno spettacolo del genere? Forse come astronomi preferireste calcolare esattamente la distanza della galassia in questo caso e se gli effetti dei getti ci raggiungeranno non si sa mai e il cosmo riserva sempre qualche sorpresa. In questo caso gli astronomi hanno mantenuto il sangue freddo. Invece di farsi prendere dal panico hanno svolto il loro lavoro in modo obiettivo e hanno innanzitutto riclassificato la galassia. Il nuovo orientamento dei getti ha trasformato la galassia radio PBCJ233.9 in un blazar. Si tratta di particolari tipi di radiogalassie le cui emissioni sono rivolte direttamente verso la Terra. Sì, hai sentito bene, c'è un'intera serie di galassie e forti venti nello spazio che puntano direttamente verso la Terra. È pazzesco, vero? I blazar, se sono abbastanza lontani, sono davvero degli affascinanti spettacoli cosmici. I getti, con le loro emissioni variabili ad alta energia, possono inviare radiazioni estremamente luminose e talvolta tremolanti verso la Terra. Ma perché PBCJ233.9, o meglio il buco nero al centro di questa galassia, ha cambiato improvvisamente direzione? Questo è un mistero scientifico. I ricercatori sospettano che una possibile collisione con un'altra galassia o processi dinamici interni al buco nero stesso possano essere responsabili dell'improvviso cambio di direzione. Eventi di questo tipo suscitano la particolare curiosità degli astronomi poiché rivelano molte cose sulla dinamica delle galassie e sulle forze che agiscono al loro interno. Tuttavia, le vere superstar di questi spettacoli sono i getti. Questi potenti fenomeni sono costituiti da particelle cariche e sono probabilmente fattori chiave nel trasferimento di energia in prossimità dei buchi neri supermassicci. Le loro particelle sfrecciano nello spazio a una velocità prossima a quella della luce e sappiamo che i getti galattici si spingono ben oltre i confini delle loro galassie e quindi hanno sicuramente un'influenza sull'intero ambiente cosmico.
Con l'aiuto del JWST e dei suoi strumenti estremamente sottili, i ricercatori possono ora osservare i getti in tempo reale e studiare facilmente la loro composizione e i cambiamenti all'interno dei flussi di particelle. I sensibili strumenti di misurazione del telescopio possono calcolare l'esatta composizione dei venti, compresi tutti gli elementi chimici, i gas, le temperature e le velocità coinvolte. Gli scienziati siedono comodamente nei loro osservatori e ricevono analisi così perfette che è quasi come se fossero lì dal vivo. I buchi neri come creature delle galassie? Ti sei mai chiesto perché ci sono buchi neri al centro delle galassie? Non sappiamo ancora con esattezza se crescono lì o se le galassie crescono intorno ai buchi neri. Quello che è certo è che le dinamiche dei giganti neri giocano un ruolo fondamentale nel dare forma alle galassie. I buchi neri sono i centri da cui spesso si sprigionano le forme a spirale, proprio come sappiamo fare con l'interno dei fiori. È quindi certo che i buchi neri non hanno solo un carattere distruttivo, ma sono anche coinvolti in processi di crescita dinamica. La domanda se i buchi neri siano gli effettivi creatori delle galassie è particolarmente interessante. I buchi neri supermassicci sono oggetti estremamente densi, la cui massa può essere da milioni a miliardi di volte superiore a quella del nostro Sole. Esercitano naturalmente un'immensa attrazione gravitazionale che cattura la luce e influenza il comportamento delle stelle e del gas nelle loro vicinanze. I ricercatori sospettano quindi che la presenza di buchi neri al centro delle galassie non sia una coincidenza, ma un elemento centrale dell'evoluzione delle galassie. L'idea comune del ruolo centrale dei buchi neri nella formazione delle galassie è attualmente la seguente. Le galassie iniziano il loro viaggio come grandi nubi di gas e polvere che alla fine collassano per la loro stessa gravità. Durante questo collasso, il materiale al centro inizia a condensarsi, formando alla fine un buco nero supermassiccio. Chiunque abbia un minimo di conoscenza dell'astronomia e della cosmologia sa che lo scenario della formazione delle stelle è praticamente lo stesso, e sappiamo che le stelle possono lasciare dietro di sé dei buchi neri dopo essere bruciate. Quando si forma una stella in una nube di polvere e gas e quando si forma un buco nero galattico centrale dipende da fattori quali le dimensioni e la densità della nube di polvere, le forze prevalenti e forse anche un po' dal caso. Una volta che un buco nero centrale si è trasformato in una nube di polvere e gas, inizia ad attrarre e ad accumulare il gas circostante. Questo rilascia energia sotto forma di radiazione che a sua volta contribuisce a riscaldare e ionizzare il gas circostante. I getti che si sprigionano dai poli dei buchi neri in rotazione potrebbero svolgere un ruolo importante nel modellare le giovani galassie. Come venti galattici modellano il mezzo interstellare circostante e probabilmente stimolano la formazione di stelle nelle vicinanze del buco nero attraverso la radiazione e il calore. I processi che formano le galassie sono molto complessi e sono come reazioni a catena. Un processo porta un altro e presumibilmente tutti gli eventi dell'universo sono collegati in questo modo. Un altro aspetto impressionante della relazione tra buchi neri e galassie è il feedback. Man mano che il buco nero accumula materiale intorno a sé, sperimenta periodi di attività particolarmente intensa che influenzano l'intero ecosistema della galassia. Gli esperti si riferiscono a questo fenomeno come feedback AGN, che può stimolare o limitare la crescita della galassia e determinare in modo significativo le sue dimensioni e la sua struttura finale. I buchi neri supermassicci non sono quindi i veri creatori di una galassia, ma come centri attivi sono elementi chiave nella crescita e nella formazione di una galassia. Quanto ci mettono in pericolo i buchi neri intorno alla Terra? Anche tu sei sorpreso di conoscere i buchi neri da questo lato amichevole e creativo? Ma non dobbiamo dimenticare del tutto che questi giganti del cosmo attirano e decompongono anche grandi quantità di materia. Tutto ciò che si avvicina a un buco nero scomparirà dall'universo forse per sempre. Non sappiamo ancora esattamente cosa succede a tutta la materia che viene risucchiata dai buchi neri. Per dirla in parole povere, questi grandi oggetti potrebbero anche essere delle gigantesche macchine per il riciclaggio. È un'idea affascinante, ma preferiremmo non avvicinarci troppo a questo riciclatore cosmico. Cosa ne pensi? Vediamo ora quanto è reale la minaccia dei buchi neri per noi sulla Terra. Il buco nero più vicino conosciuto si chiama V616 Monocerotis e dista circa 3.000 anni luce da noi. Questo è rassicurante. Ma c'è un'altra piccola fregatura.
siamo ben lontani dal conoscere tutti i buchi neri e ce ne sono alcuni che vagano liberamente nella galassia. Sembra spaventoso, ma anche in questo caso gli astronomi stanno dando il via libera. I primi buchi neri erranti osservati sono anche abbastanza lontani da non passare di qui nel prossimo futuro, e probabilmente ce ne accorgeremmo subito se un altro buco nero si aggirasse da queste parti. L'enorme gravità da sola renderebbe evidente un oggetto del genere, anche se non riuscissimo a vederlo direttamente. Probabilmente sapevi già anche che la nostra Via Lattea ha un buco nero supermassiccio al suo centro. Sagittarius A-Star si trova a circa 26.000 anni luce da noi, perché il nostro pianeta natale si trova in uno dei bracci di spirale esterni della galassia, e quindi molto lontano dal centro. Sagittarius A-Star è un vero mostro, con una massa di circa 4 milioni di masse solari. Mantiene le stelle della Via Lattea, compreso il nostro Sole, nelle loro orbite e quindi conferisce anche alla nostra orbita una certa stabilità. Gli astronomi dubitano che la Terra possa essere attratta dal centro della galassia in qualche momento. Siamo troppo lontani per poterlo fare, quindi non c'è pericolo nemmeno in questo caso. Tuttavia, se un buco nero si avvicinasse alla Terra, gli effetti sarebbero gravi. L'immensa forza gravitazionale di un buco nero vicino potrebbe innescare forze di marea che potrebbero destabilizzare la Terra e persino farla uscire dalla sua orbita. Ma gli scenari sono considerati puramente ipotetici e non ci sono prove nell'astronomia reale che un simile scenario stia per verificarsi. Iscriviti subito al canale per ricevere sempre nuovi ed entusiasmanti video.